Questa situazione non va bene. Non va bene. Qui bisogna assolutamente dare una sistemata al laboratorio. Non ci siamo. No. È un casino. Non va bene. Dobbiamo sistemare. No, no, qua bisogna mettere a posto. Via, via, sistemare subito. Allora, questo lo metto qui. Questo lo metto qui. Questo lo metto qui. Questa la metto qui. Questo lo metto qui. Questo lo metto qui. Ah, condensatori in giro. Questi li metto qui. Questo lo chiudiamo. Questo pure. Questo lo metto qui. Questa la metto qui. Questo lo giro così. Questo lo metto così. Questa è meglio spostarla qui. Questi li mettiamo così. Questo lo metto qui. E questa la metto qui. Questo lo metto lì. Questa anche la metto qui. Su questa frequenza una volta c'erano i radiotelefoni delle navi. Con metodo voglio liberare tutto questo scaffale. Quindi prendiamo le singole cose, tipo un ragno morto. Un ragno morto, lo mettiamo qui. I connettori fast off, che io chiamo fast off perché si staccano con facilità estrema, invece di fast on, li metto lì. Il tasto morse telegrafico da sistemare lo metto qui. E così via. È stato fatto lo spazio. Spostando gli oggetti. Ora devo capire cosa fare perché fa veramente schifo. È stabile, devo dire, però se fosse più stabile sarebbe anche meglio. Però devo spostare questi server. Quindi purtroppo li dovrò spegnere, sono uno e due. È un Raspberry del cazzo. Però devo fare qualcosa per evitare che cada il salnitro dal muro. Quindi ci devo mettere un foglio, una protezione. Direi che è libero. Adesso una pulita e vediamo un po'. Finalmente. 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 La gioia di vivere. Ora però il problema di dove mettere queste cose, che però in teoria può essere risolto, perché ho liberato questi due scaffali e sicuramente libererò dell'altro spazio.
perché sì, perché butterò via delle cose, vediamo. Però c'è quest'angolo libero dove possono tornare a risiedere i vari barattoli. Questo va bene, questo qua può stare benissimo più indietro, l'ho messo avanti per fare il video. Ma devo dire, finalmente c'è un tirante di acciaio qui, di fil di ferro, va bene. Un altro tirante qui, che è una sicurezza perché appoggia lì, appoggia qui, anche se non sembra mai stabile, appoggia qui, e potrei mettere un altro tirante qui, ma vedremo. Dopo aver sistemato lo scaffale, che devo dire è venuto niente male, ho liberato tutto il tavolo, soprattutto questa parte libera, quindi posso estrarre i cassettini, perché le cose stanno sopra. Ho messo a posto le vernici, l'oggettistica, i server sono tutti qua. Questo è Media Lab, server storico online 24 ore su 24, qua c'è il suo OPS. Il problema è che adesso sono passato alla seconda fase, e cioè liberare il tavolo. Tutta la roba che era sul tavolo adesso è qui. Devo cercare di pulirlo. Devo cercare di pulire le pareti da cui piove e casca il salnitro. Ed è una cosa fastidiosa, penso. Qua ho messo della plastica così, perché piove sui connettori dietro gli apparecchi e crea problemi. Quindi sto pensando o di liberare e mettere della plastica, rifare questi cablaggi dal quadro elettrico, che come vedete è l'enorme ISO, questo quadro elettrico con incrostazioni di salnitro gigantesche, come potete vedere. Guardate che roba! E non c'è soluzione. Qua bisognerebbe trattare le pareti, ma questo sale viene da sotto, viene da sotto, non c'è niente da fare. È così, è una grotta. Questa è una grotta, e quindi come tale è così. E vabbè, dovrò spostare questo, che è la macchina streaming che manda le radioonde corte online. Non si sa per quale motivo, non so perché lo faccio. Dovrei mettere un Raspberry al posto di questo coso gigante. Dovrò spostare Media Lab. E forse dovrò di nuovo spostare i server, ma questo non lo so, perché potrei appoggiare l'UPS qui e creare questo disagio disastroso, questo disastro. Creare un disastro. Media Lab ha un uptime di quasi 3 anni, forse più, però lui ha la batteria. Come portatile funziona, perché è un portatile in realtà, e quindi riesco a scollegarlo, spostarlo e ricollegarlo da qualche parte senza problemi. È che vorrei tenerlo sull'UPS. Va bene, questo è tutto. È libero. E finalmente libero, ho buttato un sacco di cose, mi sono rimaste 4 casse di schede di recupero, un po' di cose ovviamente nelle scatole IKEA che conserverò, una cassa vuota, un contenitore storico che è lì, e devo buttare via un sacco di cose che sono di là, e un po' di robaccia recuperata da sistemare. Radio Exterior de España, che manda musica di gente che si lamenta in spagnolo, non va bene. Non va bene assolutamente. Comunque qua invece siamo messi molto meglio. Sto pulendo. E
o addirittura uno spazio libero. Ho messo delle cose lì, c'è dell'altro spazio. Qui ho tutta la roba a portata di mano, qui pure. Qui ho lo spazio strumentazioni, ma vedremo di sistemare meglio. Devo organizzare un po' queste scatole. Sono rimaste solo 4 casse di rottami elettronici da cui vorrei smontare componenti e quindi eliminarle. Qua dietro ci vorrei mettere della plastica per proteggere lo spolveramento del salnitro, perché io sono convinto che non ci sia nessun modo per evitare che esca il salnitro dalle pareti, perché viene da sotto, viene dalla roccia. Per risalita capillare c'è un po' di umidità, non molta, però si crea sempre questo macello. Questo è un sacco della spazzatura, però pensavo di comprare questa plastica qui, che è molto economica, e l'ho messa qua dietro, la vedete lì, per bloccare la terra che casca da queste maledette pietre e quindi proteggere ancora meglio il cartaceo, diciamo così, la parte cartacea. Ora, io non sono uno che si cimenta col cemento e quindi sicuramente ho sbagliato tutto, però ho messo del cemento dove c'erano dei buchi che mi spaccavano la sedia e i coglioni, e vediamo. Io sono sicuro che quando sarà asciutto e ci passerò sopra con la sedia salterà via tutto, però ho voluto provare e quindi ho cementato e vedremo. Ho messo la plastica dietro il bancone, così non piove più la schifezza dal muro. Poi adesso lo sto facendo, non si vede bene, ma lo sto facendo bello lucido, così è più liscio e più facile da pulire. Ci ho passato la vernicetta impregnante, ora l'ho carteggiato con l'acqua, ora ci passo una seconda mano, lì sta ancora asciugando, e così diventa trasparente. Cristo con la croce. Qualcosa sul fronte d'ambientale e direttamente. Plastonda. 2 metri per 1 metro, spessore 2,5 mm. E voilà. Ora va solo fissata per bene, dopodiché fanculo al salnitro, fanculo! Ed ecco a che punto siamo. Macello, altro macello, discreto macello, stufa in funzione, temperatura 18 gradi, quindi sto in maglietta, va bene così. Tavolo direi a posto. Tavolo trattato con l'impregnante è venuto bello liscio e lucido. E piccolo rack autocostruito con legno di recupero per il sistema Media Lab, Vax emulati, corazzini, macchina per gli emulatori, rete, wifi locale e Media Lab, il server storico. Sistema di backup con batterie su carrello. Soprattutto molti meno cavi in giro. Tutto pulito, finalmente. Devo ancora dare un'aspirata, c'è ancora un po' di polvere. Ma direi che va bene, va molto bene. Molto meglio. Adesso dovrò razionalizzare questo materiale e rimetterlo più o meno qui. Qui voglio fare un rack per la strumentazione, uno scaffalino come questo, però un po' più basso, e usando magari questi legni, anche se sono un po' sottili, ma vedremo. E quindi bene, bene, ci siamo. Direi che ci siamo.
国、アメリカ政府の首席医療顧問で新型コロナウイルス対策に当たってきたファウチ博士が来月の退任を前に最後の記者会見に臨み、ワクチンの adesso la vera difficoltà è questa. Le scatole di cianfrusaglie. Come vedete, alcune sono identificate con la scritta cianf. Sta a significare il contenuto, cioè cianfrusaglie. Oppure componenti vari. Qui metto le cose sparse, le quali poi si accumulano, come in questo contenitore di vetro. E è venuto il momento di mettere ordine, decidere cosa tenere. Ho anche scatole di componenti guasti, come vecchi condensatori sostituiti da radio, apparecchiature. Sono condensatori morti. Perché li conservo? Perché? Per quale motivo conservo questa roba? Quindi adesso vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Ci sono un sacco di componenti, questi sono sparsi veramente, sono tutti mischiati, quindi sarà un macello, ma questi li lascio così, mi sa. Qui abbiamo altri componenti, principalmente con trasformatori, ma anche qua è tutto mischiato. E condensatori mischiati, questi sono un po' separati, qui abbiamo delle resistenze e dei componenti che sono stati separati più o meno per valore, quindi questi potrebbero andare nei cassettini, ma i cassettini sono anche loro tutti mischiati, vedete, abbiamo condensatori, poi resistenze a caso, condensatori, altre cose, condensatori, resistenze. Quindi adesso io estraggo tutti i cassettini e li metto in ordine. Perché, direte voi? Beh, prima di tutto perché altrimenti non ci capisco un cazzo di dove sono le cose. Dopodiché io ho anche questi che ho trovato sepolti. Ho dei pacchi di resistenze, resistenze a non finire, tutte catalogate, classificate nei sacchettini. Sono ricambi presi anni fa e che insomma dovrei mettere a posto, perché è inutile lasciarli qui, per cui li metto nei cassettini appositi. Come vedete è un lavoro che reca in sé del tedio. Per esempio qua 180 ohm, abbiamo le 200 e poi abbiamo qua le 240 che vanno dopo le 220. Qui abbiamo le 330, io per ora le metto qua. 670, ecco qua ci abbiamo le 3 e 390 sembrerebbe. 390 vanno qui. Ecco. Questi cassetti sono strapieni, sono stati recuperati così. Poi ecco, qua abbiamo un 510, qui abbiamo un 560. Poi abbiamo un 600, 680, qua abbiamo un 820 e va qui. Vediamo un po' cosa c'è in giro. Insomma, si tratta di metterle in sequenza, perché sennò veramente non ci si capisce un cazzo. Qua i valori sono alti, chilo, un 20 kg, un 200 kg, un 180, 150, un chilo. Io un chilo lo metto qui. Un chilo. Ecco, qua abbiamo un 68. 68 va... Ah no, questo è 68 kg. Quindi andrà poi da qualche parte. Un K. Un K e 2... 2,2, 2,7, ma qua abbiamo un K8, 2,2, 2,7, 3,3, bene, andiamo avanti. Qui abbiamo un 270 però, 2,70 va qui, quindi spostiamoli tutti e mettiamo il 2,70 qui. E insomma avete capito come si fa.
ed eccole qua, tutte in ordine, a partire da 0,15 per arrivare a 82, dopodiché 100 e si va avanti fino a 8,2 kΩ per arrivare poi a 10 kΩ e così via fino ad arrivare al megaohm e ai 10 megaohm. Adesso queste vanno rimesse qui, però mi conviene a questo punto razionalizzare e potrei fare magari tutta una fila e scendere giù e metterle tutte qua. Ora sì che abbiamo tutto. Ora però si tratta di mettere a posto anche la zona condensatori e altri componenti. Ora qui abbiamo elettrolitici, abbiamo ceramici, non ceramici, abbiamo degli Zenner. Ora dovete sapere che questa cassettiera ci è stata regalata dal caro amico Alessandro, che saluto e ringrazio. Credo che lui l'abbia trovata in qualche, non lo so, qualche discarica. Insomma, avevano buttato via tutti questi cassettini e lui li ha recuperati e me ne ha fatto dono. Ed è una gran gioia perché finalmente non solo componenti in ordine, pronti all'uso senza dover scavare nelle bustine bestemmiando chi sapete voi, ma gran parte di questi cassetti sono pieni zeppi di componenti. Cioè, guardate, la quantità è notevole. Solo alcuni cassettini sono vuoti, tipo la resistenza da 11 kg che io non ho mai visto della mia vita. Ma tipo queste da 220 kg sono pochine. 10 kg, ma come vedete ci sono. E quel che farò è che quando non ci sono le prenderò dal mio magazzino delle resistenze di merda e le metterò qui nei cassetti, finalmente avendo tutto disponibile. Poi devo anche togliere di mezzo tutte queste cazzate appese perché non se ne può più, roba vecchissima che sta qui da un sacco di secoli. Ma dedichiamoci ai condensatori. Io lo sapevo che sarebbe successo. Ho dimenticato un cassettino. Il problema è che questi adesso fittano tutti alla perfezione fino a qua. Quindi se io dovessi aggiungere quel cassettino, qui me ne troverei uno qua, a cazzo. Quindi cosa fare? Cosa posso fare? Secondo me io potrei eliminare questo da 11 kg, io non ne ho mai viste resistenze da 11 kg, e tipo metterlo qua sotto, nella zona delle stranezze, non so. Così come non ho mai visto nemmeno resistenze da 825 ohm, a dire il vero. Per cui, non so, diciamo che per adesso quelle da 825 ohm le metto qua. E nel frattempo ci penso su. Dai cassetti sistemati poco fa, che sono questi, ho pullato queste atrocità. Questi condensatori elettrolitici New Old Stock. E sinceramente io non so cosa farne, perché non è che mi fidi molto. Un microfarad 1000 volt, ma voi ce li mettereste 1000 volt su un coso così vecchio? Qui non c'è un date code, forse 1971, novembre del 71, questo è del 72, 272, questo è del 72 e quello è del 71. Mentre questo ha la gomma un po' cotta, proprio mai usato, come potete vedere, nuovo di pacca. E io sinceramente non mi fido, a parte che sono enormi rispetto a quelli moderni. Non so cosa fare. Non lo so.
potrei regalarli a qualcuno, ma perché? Cioè, per quale motivo? Questi invece sono usati, sono stati sostituiti, sono semiguasti, se non guasti, in corto, inaffidabili, coi valori a cazzo, per cui io non so perché li conservo, forse perché sono dei begli oggetti. Fanno un odore strano, probabilmente tossico e cancerogeno, quindi forse sarebbe bene che venissero eliminati. Potrei buttarli nell'umido. Ecco qua, ho conservato una placca per tentare una ricostruzione utilizzando uno di questi vuoto. Sì, si possono ricostruire per i restauri, forse per questo ha senso conservarli. Ma sì, cosa mi cambia una scatolina in più e in meno? Mi cambia che ci sono anche questi, cazzo. Direi che il laboratorio è abbastanza sistemato adesso. Bancone libero, utilizzabile. Spazio per poter camminare, tavolo libero soprattutto. Il compressore che era qui è stato gettato perché è troppo vecchio e quindi insicuro, perché i compressori vecchi possono esplodere. La scala è libera. Diciamo che la parte che un po' mi dà fastidio è questa. Non so bene come fare. Avrei bisogno di più scatole trasparenti. Dovrei decidermi a gettare alcuni di questi componenti vintage guasti. Qui più o meno ci siamo, gli darò una sistemata. Le scatole IKEA qua sono state tutte controllate e liberate dalla spazzatura. Questa parte sopra in effetti potrei verificare. C'è un po' di schifo, un po' di cose che dovrei decidermi a gettare con odio. E poi cosa rimane? La zona, diciamo così, chimica, che è la zona solventi, vernici e cazzate, è stata pulita. C'è ancora un po' troppa roba, dovrei trovare un posto per le lattine, per gli spray. Qui sotto non ci entro. Devo guardare questi contenitori e poi devo sistemare questa fossa. Questa fossa di schifo e di attrezzi, questa la devo sistemare sicuramente meglio.